La fine del girone di andata, come appunto abbiamo detto anche con il tecnico Matteo Nicolai, è un momento buono per stilare anche un primo bilancio di questa stagione a tutto tondo, insomma, a partire dalla prima squadra, anche per quelli che sono poi gli sviluppi del settore giovanile, che ovviamente è un traino, no? Insomma, per tutta la società. Qua con noi c'è Piero Ceccarini, membro del consiglio direttivo della Pro Livorno Sorgenti. Gli chiediamo appunto un suo commento in questo momento della stagione. Ma hai distinto l'attività della prima squadra da quello della società, che comprende anche quello del settore giovanile, che quindi dalla scuola calcio fino agli juniores elite, e che è un'attività su cui la società ha sempre puntato e che si è sviluppata e intende ancora crescere. Ci auguriamo di poter annunciare tra breve anche una bella notizia riguardante proprio questo aspetto, e quindi sotto questo punto di vista la società è soddisfatta del lavoro svolto fino a questo punto. Per quanto riguarda invece la prima squadra, anche questi, naturalmente, se dobbiamo fare un bilancio strettamente numerico, è positivo, perché la società si è posto a un obiettivo per quanto riguarda quest'anno, che è quello di riuscire ad arrivare almeno ai playoff, cosa su cui attualmente ci siamo dentro, e speriamo anche ulteriormente di migliorare la posizione in classifica. Tutto sta a noi, alla squadra, alla società, a esserne convinti pienamente, perché per quanto ci riguarda il gruppo è importante, il gruppo tecnicamente ha risposto bene tutte le partite, al di fuori poi di alcune prestazioni che un po' opache, ma che alla fine ci stanno e che vanno poi a inficiare tutti i risultati di tutte le squadre di tutto il campionato. Abbiamo cominciato il 2018 con la Pro Livorno in testa, insomma, ai vertici della Girone C di promozione. Lo chiudiamo al quarto posto in eccellenza, è il sintomo di una crescita che appunto poi dalla prima squadra cade a pioggia su tutto il settore giovanile, quindi possiamo anche tracciare un bilancio, no, di questo anno. E io vorrei chiederti anche, in base alla tua esperienza, che cosa serve per continuare a crescere, essere ancora più ambiziosi e competitivi a tutti i livelli. Ma diciamo che la società si è posta l'obiettivo di crescere, come dicevi, a tutti i livelli, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i tecnici, lo staff tecnico, i dirigenti, gli addetti al campo. Quindi tutti dobbiamo fare un passo in avanti e crescere, e naturalmente dipende molto dalla voglia di volerlo fare, dalla cultura sportiva, da tanti aspetti, però ecco, diciamo così, le scelte che sono state fatte, che continueranno a essere fatte, sono fatte in questa direzione, quello di mettere dentro persone che siano adeguate a quello che la società vuole e che si è prefissa. Quindi noi siamo sempre ancora alla ricerca di altre persone, specialmente nell'ambiente di Livorno, della città di Livorno, di sportiva, per poter vedere se possano dare un ulteriore apporto sotto tutti i punti di vista a questa società, che, torno a ripetere, ha un unico obiettivo, quello di crescere. Crescere e salire di livello, quindi in eccellenza, vuol dire confrontarsi con altre piazze, anche con un'altra classe arbitrale. Io, se me lo permetti, in base alla tua appunto lunga e rispettabilissima esperienza, vorrei chiederti, visto che tutte le domeniche sei al campo, insomma, a vedere, anche giudicare con i tuoi occhi quello che è l'operato, che cosa ne pensi, se tu dovessi, insomma, fare una considerazione a riguardo, perché poi è un elemento importante, no? Insomma, nel racconto di una partita e quindi di una stagione. Sì, diciamo che io mi sto accorgendo ora, in questi anni, dall'altra parte della barricata, dove fino a pochi anni fa ero in campo, ero sul terreno di gioco, quanto sia di sofferenza assistere alle partite e far parte di una squadra, di rappresentare una squadra, una società, perché naturalmente poi nel mio caso vado anche a giudicare
ma non perché voglio fare colui che sale sul piedistallo, vado anche a giudicare, diciamo, l'operato arbitrale. Diciamo che sostanzialmente il livello arbitrale è un livello, questo qui a livello dilettantistico regionale, è un livello in cui gli arbitri sono ancora alle scuole elementari dell'arbitraggio, quindi dobbiamo tutti avere pazienza sotto questo punto di vista, e anche se alcune volte non comprendiamo bene per quale motivo siano state prese alcune decisioni, dobbiamo dentro di noi far di tutto per accettarle e far sì che anche i ragazzi della prima squadra, i tecnici, siano su questa lunghezza d'onda, perché altrimenti potrebbero arrecare danni a danni. Quindi, e questo è poi uno dei punti su cui la società ha sempre puntato, su cui ha fatto riferimento. Gli arbitri, a volte incontriamo quelli più che hanno, si vedono, si possono vedere, si può prevedere attitudini a continuare l'arbitraggio, altre volte altri che invece queste attitudini non ce l'hanno, e quindi, poiché è poi sempre il terreno di gioco, quello è il giudice per tutti, è logico che in quei casi lì l'unica auspicio e speranza è che non facciano danni dal punto di vista sportivo. Piero, ti ringraziamo appunto per il tuo contributo, ti auguriamo ovviamente un buon lavoro e per il proseguimento della stagione, un felice 2019, ovviamente forza per Livorno Sorgenti. Grazie a te.